Allora, relativamente a questo atto Senato 1813, io ho visto che il vostro Presidente del Consiglio è andato in giro a farsi molta pubblicità, molto fumo per nascondere quel poco di cattivo arrosto che c'è dentro. Allora, vediamo di parlare del cattivo arrosto che ci avete messo, perché non c'è solo la faccenda delle banche popolari, ce n'è anche un'altra. Però voglio cominciare anch'io con le banche popolari, visto che è proprio su quello che vi siete focalizzati. Dichiarazione del vostro Presidente del Consiglio. Ci sono troppi banchieri e poche banche che prestano soldi. E infatti andiamo ad uccidere il comparto che presta soldi, le banche popolari. Perché, come dice il centro studi della CGA di Mestre, da quando è iniziato il credit crunch, cioè la mancanza di denaro in giro, le banche popolari hanno incrementato i prestiti del 15,4%, mentre le banche SPA, nelle quali le volete trasformare, l'hanno diminuito del 4,9%. Ergo, voi andate a colpire esattamente quelli che stanno prestando i soldi. Dirò di più. Le banche popolari nei momenti di crisi prestano soldi, mentre invece le banche SPA tendono a rientrare dei loro prestiti. Quindi le banche popolari fanno esattamente quello che bisognerebbe fare quando c'è crisi e le SPA esattamente quello che fa ogni usuraio quando c'è crisi. Ti prende per il collo e dice ridammi i miei soldi. Quindi ancora una volta secondo motivo per non andare a colpire le banche popolari. Terza cosa, dal 2008 in avanti le banche popolari hanno incrementato l'occupazione, mentre invece le SPA hanno ridotto gli sportelli e ridotto l'occupazione. Quindi voi andate a colpire un settore che crea occupazione, cercando di trasformarlo in qualcosa che distrugge occupazione. Complimenti, 0 su 3. Ma per di più, per fare questo, mentite. Sono contento che ci sia Fornaroli, perché ha detto che le banche popolari in Italia sono 60 e qui se ne toccano solamente 10, omettendo di dire che queste 10, 70, che queste 10 da sole coprono il 90% degli attivi delle popolari. Quindi in realtà sono la gran parte, le altre 60 sono irrilevanti. Però come sempre basta citare solo un numero e non l'altro per far sembrare una cosa invece di un'altra. Ah, per quanto riguarda gli attivi del Banco Popolare, a me risulta che siano 160 miliardi, l'ho guardato dal conto economico, non 120. 40 miliardi non sono proprio una piccola differenza, intendiamoci. Ma perché questa cosa delle banche popolari non funziona? In parte è già stato detto. Perché le banche popolari, dove uno vale uno, sono riuscito a dirlo, cioè ogni azionista rappresenta un voto a prescindere da quante azioni esso possiede, hanno il grande vantaggio di essere molto democratiche. Voi potreste dire che beh, ma così il consiglio di amministrazione è espressione magari di 10.000 soci, 15.000, è anche vero, ma non c'è bisogno di un decreto, basta andare sullo statuto bancario. Per esempio limitare il numero delle deleghe, cioè uno non può tirare su 5.000 deleghe, 5.000 persone che hanno un'azione. Oppure basta limitare il numero di volte in cui puoi essere eletto dentro nel consiglio di amministrazione, tutto per via statutaria. Non c'è bisogno di andare giù con la motosega quando si può fare una cosa molto più semplice. Ma voi non l'avete fatto. Perché? Perché le banche popolari hanno un'altra peculiarità. Sono le banche che hanno, rispetto al prezzo di quotazione azionaria, quelle quotate, il più alto valore patrimoniale. Cioè sono quelle più ricche, ogni azione è quella che vale di più. Allora niente di meglio che darle in pasto a quelli le cui azioni valgono carta straccia, tipo il Monte dei Paschi di Siena, che potrebbe tranquillamente, magari con l'aiuto di un altro articolo dentro il vostro decreto, fondersi con, che so, il Banco Popolare, Ubibanca, o meglio ancora Banca Popolare di Vicenza, che non è neanche quotata. E voi sapete che per le banche non quotate esiste una maggiore difficoltà nella determinazione del valore azionario. Bene, voi cosa fate? Costringete addirittura queste banche che sono protette ad andarsi a quotare. Un colpo di genio, regaliamole a qualcuno. Bene, regalarle a qualcuno che cosa vuol dire? Oltre ai già citati motivi patrimoniali, cioè ci andiamo a prendere la cassaforte in una banca popolare che per sua natura è sottoquotata rispetto alle altre, le possiamo anche regalare ai contendenti esteri. Contendenti esteri che sono sempre alla ricerca di questo tipo di grossi affari. E che cosa otterremo? Una riduzione dei posti di lavoro, perché tutte le volte che è successo che si sono create queste aggregazioni bancarie si è licenziata della gente, perché se tu hai uno sportello, che so, Unicredit, e a 50 metri hai uno sportello Ubibanca, che te ne fai di uno sportello a 50 metri? Lo chiudi. Si chiama razionalizzazione, non è neanche stupido, però è stupido pensare di farglielo fare, perché se vogliamo salvaguardare il lavoro non possiamo fare questo genere di stupidaggini.
Altra cosa, voi dite che le popolari non sono radicate sul territorio, è falso, perché anche se sono presenti in 200 o 300 province, comunque sia, sono sempre espressione di un azionariato locale, prestano alle persone del territorio, anche questo è un dato di fatto. Quindi almeno cercate di portare dei buoni argomenti e non delle menzogne a sostegno di quello che dite. Ma andiamo avanti, qual è la seconda sorpresa dentro l'uovo? Due sorprese cattive. La sorpresa è che voi create una società veicolo che serve per aiutare le aziende che sono in difficoltà patrimoniale. Avete aggiunto anche industriali, avete anche aggiunto a vocazione internazionale. E per questo giustificate l'uso della SACE, che è il braccio destro della Cassa Depositi e Prestiti, che si occupa dell'internazionalizzazione. A chi, che cosa vi viene in mente? A me è un nome solo, Ilva, e quindi questo sarebbe l'ottavo salva Ilva. Avete creato la società veicolo per dare soldi all'Ilva. Chi può mettere i soldi qua dentro? I privati, vabbè. Però i privati con garanzia dello Stato. Bello, quando uno investe i soldi e lo Stato lo garantisce. E poi gli investitori istituzionali. Chi sono questi misteri? Gli investitori istituzionali non sono privati, sono anche il pubblico, infatti avete scritto gli istituti previdenziali, ma sì, un bel colpo di mano anche sulle casse previdenziali, grande idea. Oppure l'INPS e la succitata Cassa Depositi e Prestiti, con la scusa che la Cassa Depositi e Prestiti dovrebbe cominciare a fare del credito. Questa è una cosa vera dentro una cosa falsa, non è questo il credito. Quanti soldi andranno in questa cassaforte? 300, 400 milioni, ma anche 500. Allora, sono 500 milioni che potrebbero avere l'intera garanzia dello Stato a favore dell'Ilva di Taranto. Almeno l'aveste scritto. Il resto, quello che avete messo, è fumo. Avete parlato di portabilità dei conti correnti, tre pagine di specifiche, oppure delle start-up innovative che vanno bene, buttando qualche milionata. Oppure i conti transfrontalieri, e questo servirebbe per attirare gli investimenti esteri, questo non serve. Allora, una volta tanto dovresti avere il coraggio di dire perché fate le cose. Le fate perché volete regalare le banche popolari, le fate per aiutare il Monte dei Paschi, basta dirlo. Sì, non vogliamo far fallire il Monte dei Paschi, lo facciamo per quello, ditelo. Oppure la Banca Popolare dell'Etruria del Lazio, potreste chiedere al papà della signora Boschi, visto che in piccolissimo conflitto di interessi ha una figlia che era nel Consiglio dei Ministri quando si è fatto questo decreto. Almeno si fosse alzata e uscita, avrebbe fatto una miglior figura, ma a voi questo non tocca minimamente. Allora, non siete preoccupati del settore bancario italiano? Va bene. Non siete preoccupati di buttare i soldi delle casse previdenziali nell'Ilva di Taranto? Va bene anche questo. Però, come disse Cicerone una volta, fino a quando abuserete della pazienza dei cittadini italiani? Secondo me ne avete abusato già fin troppo. Chiuso, passo all'ultima cosa. Contestualmente al mio discorso, io chiedo, prima che si apra la replica, di non passare gli articoli e che sia sottoposto a votazione. Il motivo mi sembra evidente. Questo decreto di per sé già non dovrebbe neanche essere sotto il cappello della parola decreto, perché il sistema delle banche non è una cosa necessaria e urgente da fare adesso, e ve l'ho appena dimostrato, basta passare per statuto. Quindi c'è motivo sufficiente per dire che non si dovrebbe neanche passare agli articoli. Imparate ad agire per statuto, che è una cosa molto più semplice e meno invasiva.